pronti ragazzi per un'altra missione. Siamo a bordo del mio nuovo bolide. Guardate che moto sono riuscito a rubare. E tra l'altro ragazzi va anche abbastanza forte. Allora, volevo andare a fare una missione da... Andiamo nella mappa e andiamo a vedere. Volevo andare a fare una missione ragazzi da... Da oggi, qui vicino al Paninaro, così ci facciamo una bella tratta di strada guidando a bordo di questo bolide, così aumentiamo anche, approfittiamo per aumentare anche l'abilità di guida della moto. Vi ricordo ragazzi che anche per la moto abbiamo le abilità di guida, dove più aumenteremo il nostro livello e più sarà difficile cadere, tipo come in questo caso ragazzi che sono andato contro a quella macchina. Se la nostra abilità di guida nella moto era pari a zero, saremmo caduti sicuramente dalla moto, e questo ci aiuta anche a manovrarla anche meglio, oltre che il fatto che a cadere è più difficile. Proprio noteremo una giocabilità della moto stessa molto più fluida, insomma. Un'altra delle moto che devo trovare ragazzi è le moto da cross. Quelle moto da cross si fanno dei bei numeri, e poi più che altro è bello andare a farsi delle scampagnate su in montagna. Allora, eccoci arrivati ragazzi. Dovrebbe essere qui dietro, esatto. Ecco che c'è qualche bastardo subito che ci spara. Saltiamo il dialogo ragazzi. Vediamo se c'è ancora la moto. Perfetto. Sì, perché a volte ragazzi in GTA ci sono delle cose strane, tipo parcheggiamo un mezzo e all'improvviso ci giriamo, cambia la visuale, ci giriamo e non si trova più, senza neanche sentire qualcuno che ce la ruba. Ogni tanto si vede qualcuno che ti ruba la macchina o la moto mentre sei lì davanti, però c'è anche da dire che ogni tanto proprio scompare nel nulla. O comunque a volte capita che magari arriviamo con un mezzo, come ho fatto adesso in questo caso, davanti a insomma una missione, andiamo lì dalla missione e ci scompare il mezzo come per incanto. Cosa fastidiosissima, anche perché magari era una macchina che avevamo elaborato, speso dei soldi, e poi all'improvviso non te la ritrovi più, ti fa incazzare. Ecco, in questo caso ragazzi vedete il triangolino sopra, dobbiamo salire sul ponte. Il triangolino adesso in questo caso ci sta a dire che la destinazione è in un piano più elevato. Niente, con questa moto non ce la facciamo a salire lì sopra, dobbiamo trovare una strada alternativa ragazzi. Ecco, l'unica rottura ragazzi di questo gioco è la mappa, porca miseria, perché purtroppo non ci fa da navigatore, non ci segna il percorso, porca miseria, quindi a volte ci ritroviamo in queste fregature qua. Allora, giriamo a destra. Vai che forse abbiamo azzeccato la strada giusta. Dobbiamo recarci nella porta principale, ragazzi. Allora, facciamo una cosa. Passiamo qui dall'erba che facciamo prima. Scendiamo, andiamo a piedi, ragazzi.
just a bit. Ecco ragazzi, dobbiamo agire in questo modo. Dobbiamo cercare di ammazzare i nostri nemici senza farci sentire, quindi con passo felpato. E dobbiamo cercare di ammazzarli da dietro proprio. Ecco che qui un'altra guardia sta pattugliando la zona, quindi dobbiamo cercare di seguirlo senza farci sentire, ragazzi. Vattene a fanculo, muori. Sta arrivando un'altra guardia, ragazzi. Imboschiamoci da qualche parte. Esatto, entriamo dentro questo posto qua, ragazzi. Eccolo dietro di noi, ragazzi. Meno 3, ragazzi. Proseguiamo. Ragazzi, adesso qui dobbiamo fare con estrema cautela. Qui dentro abbiamo un casino di scagnozzi. Dobbiamo cercare proprio di non farci sentire. Bene così, ragazzi. Dai, prendilo. Sì, ragazzi, qua ci dice che praticamente possiamo anche usare il videogioco mentre siamo in missione. Pensa a te. Proseguiamo sempre con cautela, ragazzi. Ecco che abbiamo il giubbotto antiproiettile a disposizione, grande. Questo ci sarà molto utile. Anche perché noi siamo con un coltellino, questi qua invece sono armati di pistole, cazzo. Fatto secco un altro, ragazzi. Ecco, ragazzi, che siamo riusciti ad ottenere quello che ci serviva. Il problema è che adesso, ragazzi, saranno tutti agguerriti. In questo momento, ragazzi, possiamo usare le armi di nuovo. Perfetto. Meno 2, ragazzi.
Cerchiamo di beccare tutte le loro armi, ragazzi, che così. Cambiamo l'arma, ragazzi, perché questa qui è un'arma con. È una pistola con il silenziatore, quindi ci potrà essere molto utile in questi generi di missione. Quindi cerchiamo di raccattarle, anche perché sicuramente sono di quelle armi che costano anche tanto quando le andremo a comprare. Infatti in questo momento abbiamo soltanto queste, ragazzi. Ecco che così, ragazzi, non attiviamo neanche l'attenzione. Ragazzi, ce l'abbiamo quasi fatti, siamo riusciti a scamparcela. Andiamo a recuperare la moto se c'è ancora, ragazzi, così non ce la dobbiamo fare con questa bicicletta. Niente, la moto, ragazzi, come vi dicevo prima, è... in questo caso è successo come vi raccontavo prima, insomma. E quando andiamo a fare una missione a volte succede che il nostro mezzo all'improvviso scompare, e quindi adesso ci dobbiamo accontentare di questa bicicletta. Comunque, ragazzi, va velocissima sta bicicletta. Allora, facciamo che tagliamo un po', ragazzi. Vediamo di fare un bel volo. Grande numero, ragazzi. Con la bicicletta, ragazzi, se premiamo due volte velocemente sul pulsante acceleratore ci farà un salto con la bicicletta, vedete com'è in questo caso, e quindi a volte ci servirà proprio per sorpassare degli ostacoli. Bisogna prenderci un po' la mano, perché io in questo momento sto facendo soltanto delle gran cagate. Non so, ragazzi, mi sembra che se anche usiamo, cioè, per dire, con la macchina e con la moto, se guidiamo insomma dei mezzi, man mano che li guidiamo aumenta l'abilità. Sicuramente guidando molto anche la bicicletta aumenterà l'abilità della bicicletta, però non mi ricordo se aumenta anche la resistenza, visto che alla fine fare la cicletta in palestra o fare la bicicletta è la stessa cosa, anzi dei due è meglio la bicicletta. In teoria dovrebbe aumentare anche la nostra resistenza. Lo scopriremo man mano che la useremo adesso. Cercherò di farci caso, insomma. Hey, loco, I got what you want. Holmes, you ice cold, dude. Hey, I'll catch you later. Ecco, ragazzi, praticamente, se vi ricordate bene, quando andammo a prendere fuori dalla prigione questo nostro amichetto qui, era finito in galera anche perché era incazzato con un tizio che gli aveva rubato le sue rime. Praticamente in questa missione siamo andati a recuperare il suo libro dove aveva tutte le sue rime. Vediamo se concludo questa. E niente, ragazzi, grazie del vostro ascolto e ci vediamo alla prossima missione. Ciao a tutti!